saluto a tutti i video ascoltatori e spettatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da poco da Pacini Editore dal titolo Massa di Maremma, una nuova storia undicesimo-quindicesimo secolo di Marco Paperini, che abbiamo il piacere di avere nostro ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di Massa di Maremma, meglio anche conosciuta come massa marittima. Quindi a lei, prego. Sì, grazie, tanto grazie per l'invito per parlare di Massa Marittima, una città che è l'unica città medievale della Maremma e quindi ha un suo fascino per chi la conosce e l'ha visitata, ma purtroppo, essendo in un territorio come quello della Maremma meridionale, che si caratterizzava nel Medioevo per la presenza di forti signorie anziché città, ha fatto sì che sia rimasta un pochino negletta anche negli studi sulla città medievale. Infatti il volume si intitola Una nuova storia. Una nuova storia perché provocatoriamente il lavoro parte dalla ricerca nota che Gioacchino Volpe fece su Massa Marittima agli inizi del Novecento, uno dei suoi ultimi lavori come medievista, un lavoro di storia istituzionale che raccontava l'affermarsi del comune contro un vescovo. Gioacchino Volpe dice che il comune ritagliò questi unghioni rapaci e che quindi il simbolo di una libertà comunale molto, molto accentuata. Da questo lavoro di Volpe all'inizio del Novecento la storiografia non si è più molto occupata, salvo cose sporadiche o puntuali, tipo la storia della diocesi, perché comunque Massa è sede di cattedra vescovile, oppure la ricerca archeologica, che invece, avendo la fortuna di essere vicino a Siena, la scuola di Riccardo Francovic, il territorio del Massetano, lo ha ben indagato, quindi l'archeologia della produzione, l'incastellamento, eccetera. Però la città, la storia istituzionale, ma la stessa fondazione della città è rimasta, diciamo, in mano a studi eruditi dell'Ottocento, il più recente proprio del 1900 del Petrocchi. E quindi lavorare su Massa di fatto voleva dire scrivere una nuova storia. Anche perché si tenga conto che Gioacchino Volpe elaborò questo suo famoso saggio con poco più di 30 documenti a disposizione. Io sono partito da una ricognizione che solo nella parte documentaria riguarda circa 1500 pergamene, quindi aumentando la base documentaria ovviamente si può anche definire meglio quello che è la storia, arrivare a delle conclusioni più, diciamo, più vicine a quella che potrebbe essere la realtà. E quindi la nuova storia parte da un assunto: Massa è una città fondata dal proprio vescovo, e questo la rende un unicum a livello italiano. Solo Bressanone condivide questa cosa, però siamo in un contesto completamente diverso, dove i signori, i poteri dei vescovi sono completamente diversi. Invece a Massa di Maremma, il vescovo che si è da, che sarebbe poi il vescovo dell'antica Populonia, distrutta nell'809, quindi questa cattedra itinerante per diversi secoli, nell'undicesimo secolo, anche nell'ambito di una politica tra virgolette internazionale patrocinata da Alessandro II, il Papa riesce a spostarsi in un possedimento fiscale che è il Monte Regio e da lì costruire una propria signoria. Una signoria che si basa sullo sfruttamento delle risorse, quindi è una signoria costruita un po' a macchia di leopardo, non è un territorio omogeneo, ma sono quei castelli, quei luoghi che permettono ad esempio di avere miniere per l'estrazione del ferro
e dell'argento, luoghi dove si può lavorare il minerale, boschi, quindi castelli che controllano ampie selve, e addirittura un porto. Nell'antica Populonia il vescovo costruisce un suo castello, che è il castello di Porto Baratti, dove poterla utilizzare per il commercio delle materie prime, non solo minerarie, anche agricole, che questa signoria va a comporre. E quindi già la signoria del vescovo è una cosa completamente nuova. Solo Giovanna Bianchi, agliola di Riccardo Francovici, in un suo saggio sulle relazioni del potere in alta maremma, accenna che si percepisce che il vescovo di massa ha un potere signorile. E quindi per la prima volta invece in questo volume si va proprio a sviscerare l'affermarsi, la costruzione della signoria e del potere su questo territorio. E nell'ambito della costruzione di questa signoria, basata, come ho detto, sullo sfruttamento delle risorse minerarie, sta anche l'incastellamento di massa, quindi la creazione del primo nucleo urbano della città di massa, che saranno in grado di destreggiare i poteri signorili del territorio, come gli aldobrandeschi, o le città emergenti dei dintorni, Pisa, Siena, Volterra, affermeranno addirittura nel corso degli inizi del 200 una politica di inurbamento della nobiltà, dell'aristocrazia del territorio e un ampliamento della città. Il primo nucleo di quella che è chiamata Città Nuova, a massa marittima, cioè la parte alta della città, che la tradizione, che la storiografia fino ad oggi ha considerato come uno sviluppo di età comunale, in realtà viene avviato dal vescovo proprio in un momento in cui ancora l'estrazione del minerale garantisce delle risorse costanti. Tutto questo avviene però in un momento, diciamo, terminale dello sviluppo delle grandi signorie del territorio. Quindi il vescovo si trova intorno agli anni 20 del 200, quando il mercato minerario è nella fase, diciamo, di stasi, se non addirittura di calo, si trova fortemente indebitato e riesce a trattare con i ceti emergenti della città, perché comunque nel frattempo la città si è espansa, si sono, appunto, come dicevo, inurbate le aristocrazie del territorio, ma anche uomini nuovi, una piccola tra parentesi borghesia, insomma si è creata una società dinamica. Quindi il vescovo inizia una trattativa nel corso degli anni 20 del 200 con questi ceti emergenti che daranno vita al comune, all'affermazione del comune, che nascerà però, contrariamente alla visione di Volpe, di contrapposizione forte tra il vescovo e il nascente comune, il comune sarà per almeno ancora negli anni 30 del 200 uno strumento di governo del vescovo. Poi cambierà il contesto, un contesto vieta la partecipazione dei laici alle elezioni del vescovo, le clientele vescovili perderanno potere, non ci saranno più vescovi in grado di sostenere una politica signorile e quindi il comune avanzerà e prenderà sempre più campo, fino a quando, sempre per il solito discorso minerale, si troverà poi legato strettamente all'economia bancaria senese, che caratterizzerà un po' la massa del 200, in maniera particolare dopo il 66, con la fine del ghibellinismo, massa entrerà nell'orbita angioina, e quindi si parlerà anche di questi aspetti, anche di aspetti abbastanza inediti, come il tentativo durante il dominio degli Angiò di Simone di Montfort di creare una signoria personale sulla città, o del vescovo di Firenze Federico Silvestri, che negli anni 30 e 300 analogamente tenta di costruire una propria signoria personale su questa città, che in un territorio che, come dicevo all'inizio, la storiografia è sempre considerato privo di città, massa marittima, noi possiamo ipotizzare
grazie alla presenza tra la documentazione, ad esempio, di serie fiscali che dalla fine del 200 arrivano in maniera costante fino quasi al 600, possiamo calcolare una popolazione all'inizio del 300, quindi una massima fase espansiva della città, intorno alle 10.000 persone, e quindi una città di medio livello, che poi rimarrà la crisi del 300, peste nera, la crisi economica, la nascita della Maremma amara della tradizione che noi più conosciamo oggi. Un secolo dopo, all'inizio del 400, la popolazione calerà a 2.500-2.800 persone. Quindi questo lasso temporale che io cerco nel libro, XI secolo, è proprio la nascita della signoria, la nascita della città, la massima espansione, il dominio senese, fino, diciamo, a quella lunghissima stasi che inizia nel 400 e che arriva fino alle bonifiche leopoldine dell'800. Questo è un po', in larga sintesi, questo lavoro che si apre. Il primo capitolo è Fonti per la storia di massa. Quindi, ad esempio, ho ricostruito, se al momento sulla carta in maniera virtuale, tutto l'archivio comunale che è disperso in varie sedi. E ho privilegiato un approccio anche a altre tipologie di fonti, le archeologiche, che come dicevo sono ricche grazie alla scuola di Riccardo Frankovic, ma le fonti storico-artistiche, le cronache, che sono poche, ma insomma sono importanti comunque anche quelle per la ricostruzione storica, gli elementi cartografici, eccetera, eccetera. Insomma, in un primo capitolo metto come massa è stata una realtà importante nel Medioevo, e oggi è un bacino di studio quasi, tra virgolette, vorrei dire, vergine. Io dico nell'introduzione, questo libro vuole essere il contributo affinché si possa iniziare a studiare in maniera seria massa marittima, quindi approfondire. Questo è un saggio legato prevalentemente alla storia istituzionale, così, ma ci sono tantissimi altri tasselli della storia della città che meritano uno studio. Tra le altre cose, questo volume esce in contemporanea con il volume di una collega architetta che si intitola Massa di Maremma, la forma urbis, che ha scelto il solito periodo di analisi, in cui, da un confronto anche durante la stesura del testo, ci racconta l'evoluzione architettonica e urbanistica della città stessa. Penso di aver tentato Allora, di sintetizzare un po'. io come le dicevo prima di iniziare la video re registrazione, sono un amante totale di Massa Marittima, della sua bellezza, di come si è conservata la parte medievale a partire dal Duomo, alla piazza dove il Duomo è presente, alla fontana bellissima con l'albero della vita. Insomma, ce n'è di roba per gli appassionati di Medioevo che meritano di andarla a vedere se non l'hanno già fatto, anzi devono andarla a vedere se non l'hanno già fatto, considerando poi che ci si trova su una provinciale che è la Massetana, che parte da Siena e arriva, sbocca sul Tirreno, no? Quindi attraverso le colline metallifere si passa da posti che sono meravigliosi, Gerfalco, Montieri, l'abbazia di San Galgano e l'eremo di Montesiepi. Insomma, potrei stare qua ora a tediare i nostri video utenti, quindi non lo faccio. Ma intanto ricordo il titolo del libro, così possono correre in libreria ad acquistarlo. E il titolo è Massa di Maremma, pubblicato da Pacini Editore da poco, di Marco Paperini, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro gradito ospite, che io ringrazio davvero tanto per Grazie. averti parlato di questo meraviglioso posto. Grazie davvero. Grazie per l'opportunità di parlarne. Grazie.